qualcuno già ha avuto modo di sentirmi. Io mi congratulo moltissimo con i relatori che ci hanno sottoposto le loro brillanti, diciamo, tematiche e che ci coinvolgono in maniera appassionata. Però è giusto, solo qua noi possiamo fare queste discussioni. È quello che io vorrei sentire sempre, e l'altra volta in maniera occasionale ho incontrato l'assessore Casilano e gli ho detto: ma l'amministrazione pubblica chiede che i cittadini propongono, che propongono dei contenuti che possono andare in dei contenitori che l'amministrazione cerca di fare per rilanciare questa città, per ridare un'identità, perché ci sia, come dice l'amico Gambino, ci sia una piazza sul mare che possa richiamare la centralità di questa. Di tutti noi per capire che cosa può significare il mare, non come cosa individuale, ma come cosa di un'area integrata e che deve diventare internazionale. Ma quando noi proponiamo questi contenuti, l'amministrazione che cosa fa? Tace. Da 2 anni, dicevo all'assessore, lo sa l'amico il presidente Caristi, ho presentato un progetto per fare una Italia, una Messina in miniatura prima del terremoto, come Italia in miniatura che c'è a Rimini, non per piangerci addosso su quella che era Messina prima del. Non ho avuto risposta da parte di nessuno. Chi la sente? Come? Bellissimo, bellissimo. Però ho colto l'innocenza di una persona che mi ha detto: dottor Pinci, ma lei perché non la fa in un'altra città? Ma dico, come faccio Messina in miniatura in un'altra città? Non la posso mica fare a Padova. Dice, perché là appena lei gliela propone, gliela fanno fare. Assurdo. E allora quello che hanno detto i relatori, io sto vivendo Messina da quando ho capito che cosa potrebbe essere Messina, non solo per me, ma per tutti noi, in un'area che deve diventare veramente internazionale. Noi non possiamo continuare, anche se io ormai ho i capelli bianchi, non possiamo continuare a pensare Messina solo Messina. Noi dobbiamo cominciare a pensare Messina in un contesto europeo, mondiale. Noi non possiamo soltanto dire: ah, ci sono i cinesi, ci sono i tailandesi, ci sono i giapponesi. Dovremmo vedere un pochino come integrarci i primi noi al resto del mondo. Non possiamo pretendere che siano sempre gli altri a integrarsi a un nostro mondo che quasi ci manca sotto i piedi. Noi non abbiamo più un mondo che ci regge, e come si possono integrare gli altri? Quindi io li ringrazio, ma da cittadino, giusto come diceva l'amico Caristi, come facciamo a interloquire con le istituzioni? Solo qua, basta. Scusate, queste sono le mie proposizioni a cui terrei tanto che. Professoressa Tommaso, non so se arriva a fare. Adesso abbiamo due, quindi lo puoi lasciare. Sì, io cerco di essere, buongiorno a tutti, cerco di essere abbastanza pratica. Il José, il professor Gambino, ha parlato di area dello stretto, Messina verso il mare, geologicamente lo sappiamo, ma anche iconograficamente c'è la punta che sta proprio di fronte alla Calabria, tanto che sembra un lago certe volte. E parlava anche dell'età d'oro, quell'età d'oro che veramente era così perché viveva anche con Reggio, giustamente, perché erano una città quasi unica, no? L'economia era insieme. Ora mi domando, questo è vero, la città verso il mare, perché dietro ci sono i monti, tutte queste cose, abbiamo Catania, abbiamo Palermo, ma come, che dalla mia esperienza parlo, quando io sono venuta qua, veramente funzionavano le due città insieme, c'erano gli aliscafi, c'erano tutte le navi, un trasporto che faceva invidia. Io quando andavo in Europa lo dicevo sempre, dico, non sembra di stare veramente in un'isola, bisogna, cioè, per attraversare non era niente, a parte che era economico, ma questo forse, ma era un continuo andare e venire agli scafi di cose. Ora che è successo? Perché non c'è più questo? Dalla mia esperienza universitaria io sento gli studenti per arrivare all'università faticano in un modo incredibile, molti non si iscrivono più anche perché non possono viaggiare, sono costretti a prendere la nave, il traghetto, cioè la Caronte per intendersi, con un disagio incredibile. Poi navi che saltano, parliamo dell'aeroporto, ma è vero, io che viaggio spesso, ormai dobbiamo andare a Catania, prima c'era la nave, il pullman che ci portava direttamente all'aeroporto, col vantaggio che noi
se il pullman arrivava in ritardo per un motivo qualsiasi, non si pagava il biglietto, cioè ti dava lui il biglietto. Se noi andiamo per i fatti nostri e c'è un guaio nel trasporto, perché può capitare, ti devi anche ripagare il biglietto. E questo succede anche a Catania, perché non è un pullman per l'aeroporto, ma per la città, va anche all'aeroporto. A me è successo personalmente. Quindi devo dire, com'è che andando avanti andiamo indietro? Ringrazio Marisa per, per il suo contributo, sempre intelligente come lei ha fatto due accenni, uno alla storia e uno invece al problema dei trasporti, credo, fondamentalmente. Per quanto riguarda la storia, un mio amico e collega, che Marisa conosce, il professor Pino Caride, ha scritto recentemente un libro che si intitola, il titolo già significativo, Lo stretto che unisce. E praticamente affronta il tema delle relazioni tra Messina e la Calabria nel Medioevo e in età moderna. Quello che traspare dai fatti, non dalle chiacchiere, è che praticamente lo dice, che lo scrive chiaramente il professor Caridi, che quando Messina e Reggio sono vissuti in qualche modo in simbiosi, hanno vissuto un periodo di potenza. Quando si sono allontanate economicamente e socialmente, sono cadute in crisi, come in questo periodo. Perché Messina e Reggio sono come i promessi sposi, sono sempre fidanzati, però questo matrimonio, come diceva anche il professor Pimostani e il professor e l'assessore, questo matrimonio sa da fare perché Messina non ha alternative. Messina, se continua a restare in questa posizione, rischia addirittura non soltanto di indebolire se stessa, ma di indebolire anche la provincia, perché già da tempo vi sono delle forze centrifughe per cui tutta la parte ionica tende a gravitare su Catania. Alcuni anni fa c'è stata una proposta di un consigliere comunale, e siccome la legge prevede che un comune possa passare da una provincia all'altra, un consigliere al comune di Giardini ha fatto la proposta di far passare Giardini alla provincia di Catania. Recentemente un consigliere del comune di Taormina ha fatto la richiesta, la proposta di far passare Taormina alla provincia di Catania. Voi immaginate cosa succederebbe? Devo dire e devo fare i complimenti, le mie più vive congratulazioni al presidente della provincia e anche all'assessore, che si stanno potendo fino alla morte, perché il famoso distretto, il consorzio Taormina-Etna, e quello non si trasformi in distretto turistico Taormina-Etna, ma che venga effettuato un distretto turistico Taormina-Messina, perché questo è fondamentale, perché se Taormina nel distretto turistico resterà con l'Etna, perché non è soltanto Taormina, gran parte dei comuni del versante ionico già fanno parte del consorzio Taormina-Etna. Messina perde già la sua influenza sulla provincia, sul versante ionico della provincia e sul versante tirrenico, da Sant'Agata Militello fino a Tusa. Questa tende a gravitare su Palermo, e c'è Enna che sta facendo pressione da anni per avere tutta questa zona di Tusa, Santo Stefano Camastra, all'interno della sua provincia, perché voi sapete che Enna non la sbocca al mare, e quindi farebbe le pazzie per avere uno sbattere mare sul Tirreno, inserendo al suo interno i comuni di Mistretta, Santo Stefano, Tusa, eccetera. Perché Messina in questo momento è il capoluogo della provincia, ma non è la capitale della provincia, perché a parte il fatto amministrativo non riesce a svolgere questo ruolo. Quindi è chiaro che se Messina invece si potenzia, anche attraverso interrelazioni in Correggio, sicuramente riuscirà a recuperare in un progetto, come diceva giustamente anche l'assessore, di area vasta, tutta la sua provincia in sinergia con la provincia di Reggio, perché a questo non c'è alternativa. Vi faccio un esempio, con questo chiudo. Alcuni anni fa, non mi ricordo se era il sindaco di Catania, non mi ricordo se era Bianco o un altro, credo Bianco, dichiarò: 9 province in Sicilia sono troppe, ne bastano 2. Non disse quali sarebbero stati i capoluoghi, ma ovviamente si riferiva a Catania e a Palermo, e questa potrebbe essere la tendenza del futuro. Stiamo attenti. Grazie professore Gambino, sicuramente ci potrebbero essere altri contributi, ma qua siamo costretti a chiudere, custode già mi guarda male da un'ora e un quarto, avevamo detto che alle 11, alle 1 e un quarto dovevamo chiudere, ci vediamo la prossima settimana, io vi ringrazio tutti di essere stati qui con noi, parleremo degli insediamenti basiliani e dei vantaggi che possono offrire questi all'incremento turistico, ci sarà un concerto importantissimo con Antonino Cannavò.
vi aspetto numerosi alla prossima settimana. Grazie, grazie ancora a tutti.